essere cura, cominciano ad essere considerate qualcosa di elitista. Si pensò che il nostro apprezzamento possa essere più inclusivo se invece di dire che qualcosa è bello, sostituiamo con categorie diverse, interessanti. Ma le politiche della bellezza che non hanno l'inizio, sono l'invasione della vita reale, troviamo un contrappunto, ancora una volta, con Susan Sontag, un'altra è opposta alla politica della bellezza, che ne faccia uno strumento di conoscenza del mondo, di consapevolezza storica, di etica della cittadinanza. E vi leggo qui una frase, alcune altre frasi di Susan Sontag. La risposta alla perché è la conclusione della cosa sua storia. La risposta alla bellezza dell'arte, la risposta alla bellezza nella natura dipendono l'una dall'altra, arte e natura. Quel che è bello dell'arte ci ricorda la natura, in quanto tale, ci richiama la mente a quello che sta oltre l'umano, oltre l'artefatto, e in tal modo stimola e intensifica il nostro senso della diffusione e della pienezza della realtà inanimata o palpitante che ci circonda. L'arte serve per un ritorno alla natura. Se questa intuizione ha qualcosa di vero, essa è una conseguenza positiva. La bellezza di conquista la solidità e inevitabilità diventa un valore necessario per dare un senso alle nostre energie e attività, ai nostri sentimenti di ammirazione. E le nozioni che hanno usurpato lo spazio del bello, per esempio interessante, si rivelano risibili. E come dice Susan Sontag, provate a immaginare qualcuno che dica: quel tramonto è interessante. Azzeccare. La bellezza artistica in questa proposta di Susan Sontag, negli ultimi anni della sua vita,
L'illusione della crescita si limita a qualche storia di successo che riunisce in pochi mesi gli incrementi di produzione di ricchezza, intanto il lavoro dei più diminuisce e la produttività totale, in cui i fattori sono capitale del lavoro, si dice. Questa osservazione sulla mancanza di creatività in Italia è un premio Nobel per l'economia che si chiama Phelps, che ha scritto su questo articolo molto interessante, è un libro che ho citato in questo libro. Il tasso di inventiva e il tasso di felicità, scrive Phelps, sono strettamente collegati e in cambio significativo. In calo in Europa e specialmente, scrive Phelps, in Italia. La scuola, devastata da riforme che puntano a educare non cittadini ma esecutori ossequienti, taglia le riforme, taglia le gambe alla creatività potenziale dei giovani, li induce a riflettersi sugli ideali aziendalistici di una efficienza superficiale e li spinge a reprimere il talento per inseguire i traguardi di un ordine costituito. La ricorrente invettiva sui fondi salati degli istituti umanistici, considerati un lusso in tempo di crisi, e lui, il ruolo essenziale degli istituti umanistici, in particolare della storia dell'arte, come per un'arma per acquistare consapevolezza di noi stessi. Ma solo la fioritura degli individui della comunità garantisce la pari dignità sociale che la nostra Costituzione dell'articolo 3 prescrive. Strettamente legato alla dignità sociale e il diritto alla cultura garantito dalla nostra Costituzione più della qualsiasi altro, in quanto fondamento della comunità sociale, il gruppo della spinta, la sorveglianza e la democrazia. Perciò il diritto alla cultura dovrebbe essere al centro delle politiche dell'Unione Europea, dove invece non ha alcun ruolo. Ma queste politiche sono applicabili? In via d'Europa, facendo riferimento, è fondata, dovrebbe essere fondata sulla cultura e sulla diversità interna. Da un lato, una massiva esplorazione creativa, musica, matematica, filosofia, letteratura, arte, che corrisponde, come scrive Steiner, dal saggista Steiner nel suo saggio sull'idea d'Europa, alla dignità dell'homo sapiens, la realizzazione della conoscenza, la ricerca disinteressata da parte del sapere e la creazione della bellezza. Dall'altro lato, scrive Steiner, la mappa fomentata dallo spirito europeo della solidarietà che ha dimostrato un'inesauribile fertilità, anche perché intrisa di quel senso di tragica vulnerabilità della condizione umana che la potente metafora dell'ordine di carne e di lancio corrisce incessante. Da quelle rovine sempre venne fino a più o meno la natura di nascita. Io richiamo le rovine non per manifestare una visione pessimistica, ma al contrario, per ricordare che dalle rovine è sempre diventata una rinascita e che dalle rovine viene una speranza. L'ideale socratico della vita esamina individualmente e collettivamente al fine di intendere da quale motivazione sia mosso il nostro agire, comporterebbe quello che Platone chiamava mania, cioè essere posseduti intimamente dalla ricerca della vita. È su questa strada che l'idea dell'Europa dovrebbe misurarsi con un intenso esercizio di comparazione e su questa strada che la memoria culturale dell'Europa dovrebbe confrontarsi con altri osservatori di memoria culturale. Ma l'Europa di oggi conserva davvero l'impulso centrale della verità delle cose, una memoria di sé che induca al confronto, l'incessante interrogarsi socratico sul perché delle nostre azioni. C'è ragione di dubitare. Le istituzioni dell'Unione Europea non hanno il loro centro la cultura. Nelle istituzioni dell'Unione Europea non regna il dubbio, non regna la dignità umana, non regna la giustizia sociale. Basta pensare alle conseguenze delle imposizioni della Troica sulla Grecia, che hanno portato nel giro di pochi anni alla riduzione della vita media in Grecia e alla crescita del 25% della mortalità infantile in pochi anni. Questo non è questo fatto in nome dell'Europa e la dignità umana? Dove? Che la mano invisibile, la certezza che la mano invisibile